Ah, sogno contenti, che non si potesse fare perché ci sono i minorenni qua. Ah, sogno contenti, non fare così, ci sono i minorenni. Ah, sogno contenti, biscotti e taralli. Cerca di fare il poeta, di indovinare. Sogno contenti, biscotti e taralli. Come mamma mi fici lì. Che? Sogno contenti, biscotti e taralli. Le galli, come mamma mi fece le palle. Aspetta, aspetta, come mamma mi fece le palle. E tu? E che tempo hai? Che te va col che dopo? Come mamma mi fece le palle. Me ne fece tosti, me ne fece tre. Me ne fece tosti, me ne fece tre. Ma non mi fece l'opere pepe, pepe 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 pepe. E ora come cantiamo questa, buonasera. Pompini pipì, pompini pipì. Un altro, un altro. Io sogno canta storie e canto ancora. Mimmo Pontillo Sinivani. Grazie, grazie, scusate. Grande Nonò, grande Nonò. Un applauso, un saluto. A presto ancora da Manca. I ragazzi naturalmente non capivano che cosa stavi cantando. Erano io. E vabbè, ballavano sul ritmo, Sono lombardi. Non hanno capito che questa è stata. Lui cantava una delle più grandi tragedie della Sicilia, una delle più grandi. Perché voi parlate siciliano. Leo, sono lombardi. Loro parlano siciliano. No, no, abbiamo capito, infatti abbiamo capito tutti e non vi stiamo criticando. Però diciamo adesso, dato che si può capitare un equivoco del genere, adesso andate a sentire, prendete un disco di Totò, no, e andate a sentire cosa dice. Che nel disco parla in siciliano, poi parla in inglese. Così capite, no? Per evitare. No, ma non siamo seccati, no, per niente. Sì, a posto. Allora, prima di concludere. Volevamo ringraziare tutti quelli che si impegnano per la sagra, dai vigili urbani agli impiegati comunali, a tutti quanti per l'opera che fanno e per l'impegno che ci mettono. Vogliamo ringraziare il Service che ha fatto un lavoro eccellente, vorremmo che faceste un applauso al Service e io come
presidente della Proloco di Caltabellotta, voglio ringraziare Franco Zambogna e la Proloco di Ramacca perché ci hanno aperto le porte, ospitato e si sono resi disponibili ad aiutarci, diciamo, a collaborare perché il Dedalo si possa concludere e andare avanti tutti i 3 giorni della sagra. Vi salutiamo, chiamo Ezio per il saluto finale e il sindaco pure per il saluto finale, così ricordiamo anche di nuovo quello che c'è domani sera. Una buonanotte a tutti, grazie per la partecipazione, la serata fredda, diciamo, ci ha fatto accorciare un po' i tempi, però è stata calda per la grandezza degli artisti che hanno partecipato. Grazie a Service, come sempre puntualissimo, e grazie a tutti voi. Passo la parola al sindaco, a domani sera. Solo per dire che è stata una serata fredda ma molto calda, in realtà, molto partecipata e molto intensa. Grazie a tutti per l'ora e a domani. Dai, buonanotte a tutti quanti. Buonanotte e buonanotte. Attaccate 10.000, 8.000 censiti. C'è soldato, hanno qualche problema. Hanno un problema, ogni giorno c'è ci sono stupri, violenze, bambini. Già, poi tu, scusa, minchia, non fare prova del terrorismo. Non è vero che c'è ogni giorno stupri e violenze. No, questo niente. Ogni giorno. Non l'hanno detto, Giovanni, non l'hanno detto. Magari è successo, però. Campagna, non l'hanno detto. Cioè, dico una cosa. C'era, magari io, Giovanni, ogni giorno fanno stupri. In Lombardia, in Piemonte, vabbè, ma in Sicilia non sì, capito, ma non è finito. In Sicilia non ci possono succedere mai queste cose. Siciliano, esatto. Siciliano. No, sono si scippano adesso, devo dire per ragazzi. Stupido il gioco. No, era rumeni che sono in campagna. Ah, fra di loro. Sì, ah, ma non è siciliano. Quando io parlavo stato sempre del fenomeno del caporalismo, quello è ma non è le siciliane. Appunto, fa. Quello sì, addirittura c'è la senza terra di. Perlomeno siamo protetti da questo punto di vista, minchia. Non succede qualcosa di questo. No, quello fattore è il rumeni e così. Fra di loro, certo. Stiamo lato sempre c'è stato. Ma come era ai tempi anche al nord Italia, quando c'erano i cavalieri risaie, sì, le mondine, c'è stato sempre. È che ci sono, c'è una realtà e i giornalisti non ne parlano. Ma parla, certo.